Allora, Menichini, la stessa considerazione che facevo con Moro, c'è un dio del calcio, c'è un disegno non scritto. Neanche 7 giorni fa, all'ultimo secondo, il Lentella raggiunge un pareggio beffa. Stavolta le cose cambiano e la Salernitana raggiunge, conquista la prima vittoria di Menichini, prima vittoria in trasferta e la prima vittoria nella sua storia a Cesena. No, fa piacere, oltre a tutte queste cose che tu mi dici, fa piacere soprattutto per i 3 punti. Questa è una squadra che non aveva mai vinto quest'anno fuori casa. Poi mi hanno detto, tu mi confermi che era 6 anni che non vinceva, ma insomma, importante aver portato a casa 3 punti contro un grande Cesena, grande onore a questo avversario che in 11 contro 10, credimi che a volte non me ne sono accorto che erano in 10, è veramente una grande squadra. E noi il primo tempo abbiamo buttato via qualche palla di troppo, dell'episodio del rigore l'ho detto, Baracani che secondo me ha arbitrato molto bene, Era fuori area. doveva essere aiutato dai suoi collaboratori, era un episodio che ci poteva massacrare, no? Anche psicologicamente. Sì, anche perché forse lì subito dopo il Cesena è stato il Cesena più pericoloso, a parte i calci piazzati. Esatto, era un episodio troppo determinante, nonostante tutto la squadra ha avuto la forza di reagire, ha trovato il pareggio e poi secondo tempo abbiamo cercato nel finale anche di fare questo 3-4-3 per portare tutto il potenziale offensivo che avevamo e siamo riusciti fino alla fine. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo cercato fino alla fine, proprio sul gong finale, l'ultima possibile palla, siamo riusciti a buttarla dentro e questo ci ripaga. L'altra settimana, come hai detto tu, abbiamo lasciato 2 punti per me meritatissimi e oggi abbiamo, forse il pareggio era più giusto, ma insomma ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo deve essere il nostro spirito, perché se vogliamo rimontare dobbiamo fare delle vittorie e dobbiamo cominciare a vincere anche fuori casa. Io l'avevo detto alla mia squadra che dobbiamo vincere 2 o 3 partite fuori casa, oltre che 4 o 5 partite in casa, se no non arriviamo. A proposito di arrivare, intanto Salernitana, se non sbaglio, a classifica, forse lo sai meglio di me sicuramente, a 3 punti dalla salvezza diretta e a 2 dai playout. Sì, a vincere si fa presto, vincere con 3 punti si fa presto a rimontare le situazioni, però questa è una vittoria, l'ho già detto, che se non viene bissata da una grande prestazione sabato, poi lascia il tempo che trova. Sabato, lo dico da ora, voglio un grande stadio, un grande pubblico che ci dia tutto il supporto necessario e anche di più e noi cercheremo di far nostra la partita. Giochiamo con 4 giorni di recupero, invece Lanciano magari ci ha avuto più recupero, però insomma dobbiamo prepararci bene, fare una grande partita, cerchiamo di recuperare energie fisiche, insomma da domani cominceremo a entrare in ottica della partita di sabato. Non ami parlare di moduli, però sono 4 partite di fila che riproponi un modulo che sta dando delle risposte. Lo dicevi prima all'inizio, magari non arrivavano i risultati, però in campo si vedeva che la squadra era viva, anzi, talvolta raccoglieva molto meno di quanto meritasse. Sì, con Pescara e Crotone abbiamo fatto due grandi partite, Entella. Entella ci è rimasta ancora dentro, ci voleva proprio una vittoria di oggi per cancellare l'Entella, credimi che dopo la partita i giocatori erano a terra dopo la partita con l'Entella perché sai, non vincere in queste occasioni Sembrano segnali brutti, a no? livello morale, esatto. Invece oggi con questa vittoria, insomma, ci rimettiamo in carreggiata, però sappiamo che non abbiamo fatto nulla e quindi dobbiamo continuare a lavorare e soprattutto a migliorarci perché nella gestione della palla in superiorità numerica potevamo fare meglio. Due considerazioni. La prima, passami un corso e ricorso storico. Somiglia, fatte le debite proporzioni, per gli obiettivi
alla vittoria di Catanzaro questa di Cesena. Perché ti chiedo? Perché a Cesena e a Catanzaro la Salernitana non aveva mai vinto, aveva ben altri obiettivi. Ovviamente Menichini è qui per vincere una nuova promozione in B, cioè la salvezza. Somiglia per certi aspetti a quella vittoria? Sì, sì, somiglia, perché lì aveva fatto gol Cristea, esatto, alla fine, proprio sul fischio finale, e qui altrettanto. Ma questo deve essere il nostro spirito, ci dobbiamo credere fino alla fine. L'ultima palla buttiamo dentro, andiamo in tantissimi a saltare per cercare di trovare l'episodio giusto. Oggi l'abbiamo trovato, dobbiamo essere più attenti e più bravi a far girare palla, però insomma, diciamo che sai, si gioca male quando una squadra non ha mai vinto fuori casa, signori giocatori, e quando c'è signori giocatori, una squadra visto una squadra veramente forte, Cesena. Ne hai regalati quasi. Ragazzo che ne ha passate tante, trovi la salute. Era un anno esatto che non c'era. Esatto, trovi la salute. Tra l'altro un anno fa, lo sai, vincevamo col Benevento. Sì. Un anno fa. Però l'ultima di Nalini è stata una sconfitta proprio, sì, al 94esimo con il Matera. Sì. No, oggi parlavamo con ragazzi che un anno fa battevamo il Benevento, che era la partita con uno stadio straordinario. E vedi, oggi a distanza di un anno siamo venuti a fare una bella impresa qui a Cesena, quindi diciamo che però dobbiamo continuare, perché come ti dicevo prima, sono tre punti molto molto importanti che compensano la non vittoria di Collentella, ma lasciano il tempo che trovano se non diamo continuità a questo risultato. Sono partita della vita, come saranno tutte, ma quella di Lanciano soprattutto. Troppi complimenti per Menichini, una titerata di orecchie se la fa Menichini. Bagatur, avercelo avuto o averlo inserito a Terni? Ma sai, io ero appena arrivato, ragazzi, voi parlate bene, ma tu arrivi, sono dei ragazzi che Bagatur, insomma, a livello professionistico non aveva giocato mai. Però si sta riscoprendo una piacevolissima, sì, sorpresa. Sì, ma infatti a Terni mi sono fidato di altre sensazioni che avevo. Volevo giocare sotto 5-2, volevo portare un palleggio migliore, invece poi il campo ha detto altre cose, poi l'ho buttato dentro, ma l'ho buttato dentro che non lo conoscevo, perché dopo pochi allenamenti non è che si può conoscere. Ho rischiato buttandolo dentro con Pescara. No, non con il Pescara. Scusa, con Crotone, credo. Con il Crotone, ha fatto una bellissima partita. Ma sai, mister, anche stasera Gatto un po' sottotono. Sì, un po' sottotono, ma ha speso molto, questo ragazzo ha dato molto alla squadra, ha speso tantissimo nelle partite precedenti, l'ho visto un po' affaticato, quindi ho preferito sostituirlo con Nalini per cercare di portare freschezza, cross, insomma, conosciamo quello che può dare Nalini a questa squadra. 50 punti, 4-4-2 marchio di fabbrica. 50 punti con il 4-4-2 marchio di fabbrica. No, insomma, noi siamo abituati a cambiare molto, perché anche in base a quello che ci propone l'avversario, però è chiaro che questo è il canovaccio. Se abbiamo giocatori per giocare sugli esterni, perché sai, tra l'altro sabato non ci sarà nemmeno Zito. Esatto, quindi già siamo a raschiare il barile. No, Colombo penso che si è fatto uno stiramento, qualcosa del genere. Quindi, perso. Quindi sì, recuperiamo Ciccarelli, vediamo, insomma, in qualche modo facciamo. Dai. Grazie. Ciao.